Vittorio Sgarbi e Francesco Santucci. A loro è andato il premio Cortona Antiquaria di questa edizione 2023. Le due personalità al centro della serata hanno ribadito il loro amore verso Cortona, una città che continua a dimostrarsi luogo accogliente per chi fa arte e spettacolo. Il sottosegretario alla cultura non ha poi mancato di visitare gli stand della 61esima edizione, che andrà avanti fino al 3 di settembre. No, vanno guardati con maggiore rispetto perché sono considerati antagonisti dello Stato. Invece i collezionisti che comprano gli antiquari poi spesso donano la loro opera ai musei, quindi le collezioni sono i motori dei grandi musei e quindi l'antiquario va guardato come una persona che lavora nel campo comune cercando di trovare una soluzione che non sia soltanto il vincolo, non puoi vendere un'opera, non puoi mandarla all'estero, soprattutto per l'arte del Novecento, quindi è un tema che sto affrontando e che conosco bene e che vede gli antiquari in una condizione di grandi disagi rispetto al grande mercato internazionale. Non sarà mai possibile far diventare il mercato italiano come quello francese o inglese, però bisogna cercare di dire alcune cose devono essere libere, non possiamo vincolare Burri o Fontana, anche se sono grandi maestri che sono andati all'estero.